Cosa ci dice questa mostra, Alice Gagliazzo, perché rinascite? Rinascite perché non solo siamo nel periodo di Natale, ma noi dobbiamo rinascere per una vita migliore. Quindi la nascita di Gesù bambino, oppure la nascita di un bambino qualsiasi, ci deve portare a riflettere e a rinascere, soprattutto nei cuori, per un mondo migliore. Le tecniche le usa? È digital art. Queste opere sono fatte con dei programmi di grafica, vettoriale e non, con pennelli virtuali, e vengono create al computer, poi stampate come? Stampate su vari materiali, sia materiali su tela, su lamine di alluminio, su pannelli di plexiglass, su pannelli di forex, un pochino su tutto, anche su delle stoffe. Questa che sta alle sue spalle? Le mie spalle, questa si chiama Le Gitane, perché uno dei temi principali, ispiratori della mia arte, l'ho detto proprio ieri sera all'inaugurazione della mostra, sono la libertà, e la libertà poi porta la natura, la danza. Questa su una tela normale, diciamo. Una tela normale, sì. Ci sono dei laboratori. Quest'opera come l'è nata? È nata perché ho fatto prima delle ricerche sui frattali, infatti. Se le vede, qui ci sono dei frattali però che ho voluto io con delle formule matematiche. Questi frattali poi li ho divisi, li ho suddivisi, li ho sovrapposti. Poi, giustamente. Quindi l'arte dipinto... attraverso la matematica. Sì, diciamo. Attraverso la matematica. La matematica come un modo per raggiungere l'arte, raggiungere Dio. Sì, anche Dio. La matematica è arte. Sono delle formulette particolari per avere degli effetti particolari. Una volta che tu hai fatto la forma del quadro, poi dopo io gioco con le luci. E con i colori, perché luci e colori naturalmente chiaro-scure portano all'atmosfera dell'opera. Grazie.